Due siciliani alfieri della Repubblica. Mattarella premia Maria Piera Calandra per lo spirito di solidarietà e Andrea Loguzzo per il senso civico. Voltiamo pagina. Ci sono anche due siciliani tra gli alfieri della Repubblica nominati oggi dal capo dello Stato Mattarella. Partiamo da Andrea Loguzzo di Nicosia, premiato per il senso civico mostrato in seguito a un incidente stradale. Orazio Aleppo. Aveva 15 anni Andrea Loguzzo quando si improvvisò investigatore a caccia del pirata della strada a Nicosia nell'Ennese. L'incidente all'imbrunire di una sera d'inverno, colpito dalle lacrime di quel bimbo di 8 anni riverso sull'asfalto, ha capito che doveva fare qualcosa. Pochi indizi, il modello e il colore dell'auto, nulla più. La ricerca lungo le vie del suo paese fino a trovare l'auto parcheggiata ancora con il cofano motore caldo, la prontezza di segnare il numero di targa e andare dai poliziotti che ancora stavano effettuando i rilievi sul luogo del sinistro. Pochi minuti dopo il colpevole era assicurata alla giustizia. Da quel frammento visivo in cui avevo visto l'auto, che era una Ford Fiesta, appunto, che correva un po' più delle altre, io nella mia testa ho pensato: ma forse potrebbe essere questa. Arrivato sul luogo dell'incidente, una signora mi disse: sì, è stata una Ford Fiesta bianca. Ok, allora ho detto: vabbè, so che chi è stato. Per il senso civico mostrato, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, gli ha conferito l'attestato di alfiere della Repubblica Italiana, l'onorificenza arrivata mentre era a scuola, Andrea al quarto anno del liceo classico Fratelli Testa. La festa la rientra a casa con mamma Daniela, operatrice sociosanitaria, papà Giuseppe, soprintendente capo della polizia penitenziaria, e i suoi fratelli. Non me lo aspettavo, assolutamente. E molto spesso mi dicono: ma rifaresti quello che hai fatto? Io rispondo sempre: sì, lo rifarei anche se fossi stato a piedi, senza la macchina. In un mondo virtuale, un messaggio concreto per i suoi coetanei e non solo.